Qualche giorno fa si è conclusa in America la prima e speriamo ultima stagione dell'anime di Rick e Morty. 10 episodi dalla durata media di 20 minuti l'uno. Ma non sono qui oggi per parlarvi della serie completa. Anche perché ho visto solo il primo episodio e mi basta così. Tempo fa uscirono dei cortometraggi sperimentali di Rick e Morty che giocavano molto su uno stile anime, anzi, diversi stili anime. Ebbero molto successo e quindi Adult Swim commissionò un'intera serie completamente anime giapponese, tratta da quella che è effettivamente una delle più famose serie animate per adulti. Il regista scelto è Takashi Sano, che aveva anche lavorato ad alcuni di quei corti. Tra i suoi lavori precedenti possiamo trovare la regia di alcuni episodi della serie anime Tower of God, ma ha lavorato anche come animatore per la serie Neon Genesis Evangelion. Non chiedetemi per favore di cosa io stia parlando, perché sì, naturalmente conosco Evangelion, però non sono un grande fan dell'anime giapponese, quindi ne ho visti veramente pochissimi e non saprei neanche parlarne. Ma vediamo assieme questo primo episodio. Magari come sempre, se vi va per supportare il mio lavoro, lasciate un like qui sotto, iscrivetevi se vi trovate qui per la primissima volta e fatemi sapere cosa ne pensate con un commento. In descrizione tra l'altro trovate i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, Letterboxd, e c'è anche il link di Pumpling, il sito di t-shirt e non solo, dove trovate tantissimi design, e con il codice ILPENSIERO4 avrete un paio di calze gratis a scelta. Tra l'altro in questi giorni c'è il 20% di sconto su tutto il catalogo. Il primo episodio della serie Rick e Morty The Anime si chiama Girl Who Manipulates Time, la ragazza che manipola il tempo. Come molti episodi della serie originale di Rick e Morty, si apre in medias res con la Federazione Galattica che vuole distruggere un pianeta alieno e Summer che cerca di fermarli riuscendoci. Ok, Buzzbishate! Abbiamo poi, secondo me, una sigla veramente delirante, e non per forza con accezione positiva. Non delirante quanto la sigla originale, questa è veramente strana, ma magari saranno miei gusti personali, chi lo sa. La Federazione arriva a casa Smith per catturare Rick, che si fa prendere senza problemi. Non so come questo si colleghi effettivamente all'incipit dell'episodio, però Rick è comunque un personaggio sempre ricercato, quindi ci sta. Questa possiamo anche giustificarla. Summer però rivela che quello non è il Rick reale, ma un ologramma. Quello vero si trova al momento a farsi i fatti suoi nella sua astronave. Vediamo anche Morty, che sta giocando con un visore di realtà aumentata creato dal nonno. Lo vediamo battersi contro dei criminali alieni digitali, presumo. Ok, riferimento a Star Wars. Questo tizio, altri riferimenti pop, e poi torna tutto indietro. E già inizio a non capirne moltissimo. Morty, totalmente a caso, si ritrova davanti a questo scenario di distruzione. È uno dei vermoni affettato da una ragazza. La ragazza che, ovviamente, manipola il tempo. Lei è Elle. Anata no koto wa wasurenai wa. Baciuzze, si ripete. Questa volta però Morty trova davanti a sé un'altra versione di Rick che fa esplodere un altro verme. Si scopre che il Morty di questo Rick è già morto e ancora una volta si torna indietro con questa sorta di backup. Stavolta il vermone viene infilzato a morte da un tipo con l'armatura che chiameremo Faustino, anche se il suo nome dovrebbe essere Frank. Lo riconoscete? No, neanch'io, infatti l'episodio cerca di farlo riconoscere con un flashback che non abbiamo visto. Però è il tizio che si è visto prima, che a quanto pare ha tradito Morty. Nel mentre Rick continua a farsi gli affaracci suoi da qualche parte nell'universo con un altro Morty. E poi abbiamo un vecchio Morty che muore lasciando cadere una palla di vetro con dentro la testa di Morty. Dopo ancora abbiamo un altro Morty con un'armatura diversa, ma nella scena già vista all'inizio in cui Morty si interfaccia con un altro alieno. Poi arrivano i vermoni, ritorna Ellie, poi Faustino, poi succedono cose che non so spiegarvi, ragazzi. Si cambia ambientazione ogni mezzo secondo in questo episodio. Non si capisce chi siano questi personaggi, da dove siano venuti, qual è il loro obiettivo, quale versione di Morty e di Rick abbiamo visto finora, ma andiamo un po' avanti col non capire nulla. Faustino parla a Morty di sudore, abbiamo un altro Morty morto, e tutto ciò porta a un riferimento super esplicito a Quarto Potere e a Charles Kane. Non solo per la palla di vetro con la testa di Morty dentro che Morty morto fa cadere a terra, ma anche proprio per l'ultima parola di Morty, e ovviamente quel fake cinegiornale. Kimi mo toshi o tottara wakaru sa.
e la palla di vetro fa ripetere tutto. Ma tanto noi penso cambiamo di nuovo universo, con un Morty depresso e imbruttito e invecchiato che incontra di nuovo un vecchio e non atletico Faustino, si abbracciano, cade la palla Morty dalla tasca di Morty e il vero Rick, in teoria, torna a casa con l'aiuto di Summer. Un'altra versione di Morty, pensieroso, incontra Elle, corrono per abbracciarsi, glitch e l'episodio è finito. Mission clear! Avete capito qualcosa? Io no. E vi posso assicurare che il motivo di questa confusione non è dovuto esclusivamente al modo in cui ho raccontato l'episodio, con questi praticamente scioglilingua. L'episodio è proprio così, non si capisce nulla. Io sicuramente non avrò molto aiutato a farvi capire qualcosa, semplicemente perché ho voluto esagerare ciò che già era impossibile da capire. Di puntate difficili da comprendere di Rick e Morty ce ne sono tantissime della serie originale, soprattutto quando l'asticella della qualità era più alta. Adesso, dopo il licenziamento di Justin Roiland, si sta iniziando a sentire un po' di carenza. Speriamo si riprenda con il tempo, tra l'altro non sembra avere cedimenti, visto che l'ottava stagione deve ancora uscire in America nel 2025 e già sono state confermate l'undicesima e la dodicesima. Rick e Morty tenta a tutti gli effetti di diventare il nuovo The Simpsons o Family Guy. Tornando però a parlare di questa serie anime, sarà un mio problema personale che ho verso questo tipo di prodotto, ma trovo veramente insensato aver realizzato questo anime, anche perché effettivamente non è che si discosti tantissimo dai temi e da ciò che si vede, o si sarebbe potuto raccontare anche in un semplice episodio normale di Rick e Morty, magari con un po' più di senso e una buona scrittura. Possibilmente molte cose verranno anche spiegate con gli altri episodi che non vedrò, molto probabilmente, anzi, ne sono abbastanza sicuro. Però so anche che diverse cose che non abbiamo capito in questo episodio sono dovute al fatto che prima di vedere questo primo episodio di Rick e Morty The Anime bisognava recuperare i cortometraggi usciti tempo fa. E io non sopporto tantissimo questa tendenza di dover recuperare un prodotto per fruirne un altro. Ovviamente credo che non recupererò neanche quei cortometraggi, anche se sono la perfezione. Sono sinceramente un po' scottato e anche, soprattutto, affaticato da questo episodio, quindi non voglio mai più vedere un Rick e Morty anime. Magari a voi, se l'avete visto, sarà anche piaciuto l'episodio, non lo metto in dubbio, però vi sfido a spiegarmi effettivamente che cosa accade, perché per me è veramente un prodotto pessimo.